Eccoci di nuovo in diretta con l'aria che ti restate. Voglio tornare al Viminale, dove alle spalle di Alice Sponton vedo un po' meno ressa rispetto a qualche istante fa. Come mai, Alice? Sì, Francesco, buongiorno a tutti. C'è un po' meno ressa perché appunto eravamo tutti qua dalle prime ore dell'alba, adesso si stanno presentando i simboli all'interno. Continuerà tuttavia questa procedura, questa liturgia, come l'avevi definita tu, sia oggi fino alle 20, domani dalle 8 alle 20 e domenica fino alle ore 6, dalle 8 fino alle ore 16. Con noi c'è uno dei massimi esperti di contrassegni elettorali, il dottor Gabriele Maestri, che ha anche un blog appunto dedicato che si chiama I simboli della discordia, e ci racconta le fantasie, le stravaganze e le storie di contrassegni elettorali. E vogliamo chiedergli oggi che cosa ha rilevato in queste prime ore, quali sono i simboli più stravaganti, insomma, che ha riscontrato, quelli che mancano e quelli che insomma sono anche attesi fino a domenica. Certo, buongiorno a tutti e buongiorno a tutti e voi che siete in studio e anche in collegamento. Al momento sono arrivati poco più di una ventina di simboli in bacheca, ma sono di più effettivamente. Le persone in fila in tutto saranno 40 tra quelle che hanno già depositato e quelle che ancora aspettano il loro turno. Abbiamo visto pochi simboli noti ancora, in particolare quello di Azione con Italia Viva, che è stato presentato ieri, quello della Lega, che è il solito che vediamo dal 2018, e qualche altro. C'è già qualche stranezza, un possibile bisticcio all'orizzonte, perché c'è Cateno De Luca, sindaco d'Italia, con Sud chiama Nord, ma subito dopo l'ha depositato anche Dino Giarrusso, che era stato il primo a utilizzare insieme a De Luca quella denominazione. Stiamo aspettando naturalmente per i prossimi giorni altri big, chiaramente certo. Manca PD, manca più Europa, manca Forza Italia, Fratelli Vabbè. D'Italia, quindi abbiamo ancora molto Alice da aspettare Spontone e anche molto ci da divertirci, credo. Che i giorni ancora a disposizione sono almeno due, e tra l'altro Maestri ci citava di un altro matrimonio durato lo spazio di un mattino, non solo Lette Calenda ma anche Cateno De Luca e Dino Giarrusso. A proposito di simboli,